Matteo D'Ignazzi, eccolo qua. Matte, benvenuto su Trollosophy, intervistona questa qua perché si parlerà di un sacco di figate. Grande, grazie Leonardo per l'invito. Io sono contento, felicissimo di fare questa intervista con te e spero che serva, insomma, sia d'aiuto a chi si vuole un po' avvicinare al mondo della black music. Un po' il leitmotiv di questa intervista sarà legato un po' all'uscita del tuo metodo didattico. Tanto faccio vedere un po' di spoiler, ma poi ci entriamo dentro a bomba, che è dedicato appunto alla black music. Ma poi capiamo bene come hai scritto il metodo, cosa c'è dentro e tutto il resto. Allora, io e te, Matte, ci conosciamo ormai da tanti anni, abbiamo studiato insieme a Londra. Però, ecco, per chi non ti conoscesse, magari fai una breve introduzione. Su chi sei, come ti sei formato e che cosa stai facendo adesso? Allora, niente, ho iniziato a suonare la batteria a 14 anni, è stato abbastanza un amore subito enorme, ho scelto la batteria invece del motorino e niente, ho avuto ovviamente un primo insegnante molto bravo della zona della provincia di Pisa, si chiama Giampaolo Pellicci, che era diciamo un jazzista. Quindi diciamo i miei primi anni di studio della batteria sono stati molto improntati sullo studio dei rudimenti, letture, ecco, quindi robe molto, tra virgolette, classiche, nel senso. Poi vabbè, l'esperienza di Londra ovviamente mi ha un po' cambiato la visione, perché comunque sia stata didatticamente fondamentale, un po' per gli insegnanti che abbiamo avuto. Un po' per quello che ci ha dato e che poi ci ha continuato a dare, nel senso che abbiamo comunque sia entrambi mantenuto i rapporti con la città, con Londra e quindi anche con gli amici che avevamo là. Quindi che ne so, io ogni volta che vado a Londra magari mi faccio le lezioni private con quell'insegnante piuttosto che con quell'altro. Vabbè, dopo questa esperienza londinese. Ho deciso di, diciamo, di provare a intraprendere questo percorso in maniera professionale, no? Quindi di farne piano piano una professione. Quindi da lì ho iniziato a insegnare nelle scuole, ho accompagnato sempre comunque sia lo studio con altri insegnanti, Giorgio Di Tullio per fare un nome. E niente, fondamentalmente questa passione che poi è diventata lavoro, comunque sia diciamo la volontà dello studio è una roba che io, ma come anche te, ci porta sempre comunque a essere attratti dallo studiare, dall'essere, no? Interessati a evolversi, Sì, no? anche Sempre. perché, insomma, io mi ricordo quando eravamo insieme a Londra, comunque c'erano un sacco di stimoli diversi ed era veramente bello, no, poter scegliere una cosa. Poi nel corso degli anni ci siamo sempre tenuti in contatto e spesso ci siamo anche consigliati, no, dal punto di vista didattico, che percorso stava facendo uno. Quindi in realtà, come dici tu, insomma, la didattica ci ha portato a conoscere nuove persone, ad ampliare, e Assolutamente. quindi, insomma, secondo me è un buon messaggio questo
quello di investire nella didattica, non tanto no, per migliorare, che è una cosa fondamentale, ma quanto per aprire un po' gli orizzonti. Immagino che insomma sia servito così anche a te. Sì, sì, infatti questo secondo me è fondamentale. È un po' poi quello che mi è rimasto e che cerco nel mio piccolo di fare anche io con gli allievi. E mi chiedevo, insomma, visto che tra concerti, lezioni, la gestione della scuola, così, sei riuscito però a portare avanti appunto una nicchia della tua passione della batteria, che è appunto la black music. Sì. Questa cosa da dove arriva e come in qualche modo l'hai sviluppata nel corso degli anni, prima di entrare, diciamo, nello specifico degli argomenti? Ma allora, arriva sicuramente dal fatto che ancora una volta è stato fondamentale Londra, nel senso che in particolar modo Giuseppe Grondona, perché io mi ricordo benissimo, ma proprio ci ho stampato in testa il momento in cui Giuseppe suggerì alla classe l'ascolto di Brown Sugar di D'Angelo, e niente, quell'ascolto lì mi ha un po' cambiato, mi colpì tanto, no? Nel senso, era una roba per me strana, nel senso molto lontana da quello che poi era il mio modo di suonare, certo, gli ascolti anche che avevo, quindi questa cosa qui mi folgorò, e da lì fondamentalmente io ho iniziato ad ascoltare sempre più quel mondo lì, okay, conoscere magari batteristi come Questlove o Chris Dave. Ecco, e scusa se ti interrompo, perché secondo me questo qua che è il primo approccio che hai avuto, però in sé ha una cosa molto importante che secondo me potrebbe essere d'aiuto a chi magari si vuole avvicinare a un genere nuovo. Sì. Quello che è successo a te è che sei stato colpito da un disco, non sei stato colpito da un video di qualche batterista che suonava su YouTube, anche se allora non c'era proprio molto diffuso YouTube come oggi, però in realtà sei partito appunto da un disco, ed è quello che secondo me è un po' il messaggio del tuo libro, perché appunto per ogni stile che tu analizzi dietro c'è una bellissima discografia che ti fa veramente entrare all'interno del genere. Tu cosa pensi di questo approccio, insomma, che hai avuto? Penso che è stato fondamentale, cioè io mi sono disintegrato di ascolti, per me l'ascolto è stato fondamentale. Insomma, diventava parte integrante, immagino, dello studio tanto quanto gli esercizi da fare, immagino. Assolutamente sì, cioè nel senso, specialmente in questo ambito della black music, parlando nello specifico magari del mondo hip hop, new soul, piuttosto che black music, è un termine gigantesco, cioè, sì. Va dalla soul music al rhythm and blues anni 50, insomma, no, vuol dire un sacco di robe, no? Quindi però soprattutto nell'ambito appunto hip hop e le varie sfaccettature che poi ha preso nel corso degli anni l'hip hop, non essendoci scritto niente, o comunque sia non essendoci materiale scritto, cioè quello a cui ti potevi appellare e attaccare in qualche maniera era l'ascolti dei dischi, i concerti, magari ti andavi a vedere il concerto di dove alla batteria c'era Chris Dave, o piuttosto poi con gli anni magari con YouTube, che ha sempre più, certo, è diventato sempre più parte integrante del, è un aiuto anche per noi che, certo, insomma, che studiamo e che comunque sia siamo anche insegnanti. Sicuramente è stato fondamentale. Ok. Questo è fondamentale, ma in assoluto in generale, cioè non solo nell'ambito... Nella black music, intendi. Nella black music, sì. Cioè, proprio è quello che poi ci hanno sempre detto anche a noi, no? Nel senso... Certo, ecco, però questa cosa qua io mi sono segnato di chiedertela perché in qualche modo guardando il tuo libro, in cui appunto ci sono anche diversi esercizi preparatori per ciascuno, sì, stile, ovviamente quegli esercizi sono frutto
dell'ascolto che poi tu hai decodificato in un esercizio per sviluppare un certo aspetto magari di coordinazione, eccetera. Mi chiedo, quell'elaborazione come è avvenuta? Cioè è avvenuta appunto, ok, tramite l'ascolto, però magari ti sei trascritto delle cose, hai interpretato a modo tuo un concetto, cioè come hai sviluppato la parte didattica rispetto appunto all'ascolto del disco? Allora, è stato un po' entrambe le cose, cioè nel senso che ovviamente trascrizioni fondamentali, cioè facciamo un esempio, se prendiamo diciamo la parte Afrobeat, ok? Ok, che è la prima parte, il primo capitolo. La prima parte. Ovviamente se si parla di Afrobeat si parla di, cioè il primo nome Fela Kuti, di conseguenza certo. Tony Allen. Cosa ho fatto nel corso ovviamente di questi anni, che magari uno ha ascoltato appunto tutta la discografia di, non so, di Fela Kuti, gli album solisti Tony Allen, eccetera eccetera, è stato fondamentale trascrivere quello che questo batterista suonava. Ok. Che comunque si era un batterista di, tra l'altro autodidatta, certo. e quindi faceva le robe boh, come gli venivano, molto istintive. No? E quindi magari per assurdo uno si ritrova a trascrivere questi gruppi e diceva guarda questo che roba faceva. Senza magari aver studiato. Magari. Sì, sì. Però la trascrizione, ascolto, trascrizione, e poi ho implementato questa cosa qui ovviamente con magari lo studio, con magari X insegnante piuttosto che certo. Con un altro, nel senso, per esempio, ho fatto delle lezioni con Alex Paciorossi, che è un percussionista barra batterista di Milano, più percussionista, okay. Però che ha una enorme conoscenza del mondo dell'Africa, e quindi io mi sono fatto svariate lezioni con lui, per esempio, perché avevo interesse nel capire certe cose, okay. Da dove nascevano, che poi ovviamente ho cercato di un po' riassumere, perché comunque sia sarebbe stato altrimenti una roba abnorme da decodificare, no? Ok, allora in sostanza questo è il libro che è uscito da poco. Sì. Qui sotto in descrizione metto sempre i link dove possono acquistarlo. Così abbiamo fatto diciamo la cosa tecnicamente giusta, quindi ci sarà un link che immagino rimandi ad Amazon piuttosto che, giusto? Giusto. Ok. Sì, sì, sia Amazon sia il sito mio dove perfetto. Lo puoi chiedere a me direttamente. Perfetto. Allora, il libro, che si chiama appunto Black Music and Drumming, è suddiviso principalmente in tre capitoli. Afrobeat, funk e hip hop, con poi un appendice alla trap, no, per lo sviluppo sì. Delle suddivisioni, eccetera. Però sì. Rimaniamo sui primi tre capitoli. Allora, sì. La prima domanda è generale di impostazione. Se uno acquista questo libro, sì. Deve andare in ordine cronologico dall'afrobeat in poi, oppure può prendere a spizzichi e bocconi da vari capitoli? No, non puoi, cioè nel senso puoi tranquillamente andare a saltare, cioè nel ok. Senso. Non c'era la volontà di, ecco, se vuoi arrivare al terzo capitolo, che è quello dell'hip hop, prima devi aver fatto delle robe, okay. Perché tecnicamente ti servono per capire meglio okay. L'hip hop. No, in realtà sono, le puoi prendere come entità diverse fra loro, okay. Partendo da, diciamo che cronologicamente le ho messe dal punto di vista di cronologia di tempo, proprio okay. Di nascita, okay. Ho cercato di rispettare un po' quella cosa, quindi magari sono partito dall'afrobeat, poi ho messo il capitolo del funk, anche se, insomma, diciamo è un po' a cavallo le cose. Certo. Nel senso che alla fine l'afrobeat è un po' nato da questa figura che dicevo prima, che è Fela Kuti, che non ha fatto altro che, durante un viaggio in Europa, dal Lagos, lui è andato a Londra. A Londra rimase fulminato da tutta la musica che ascoltò lì durante il suo soggiorno a Londra. Okay.
tornata al lago, si disse: vabbè, facciamo questa roba qui, e inventiamoci una cosa che fonde, sì, la tradizione Yoruba, della musica Yoruba, al funk, l'approccio più rock psichedelico, okay. A quello che facciamo noi. Quindi insomma, ognuno può partire anche dall'ultimo capitolo, ad esempio, che è quello dell'hip hop. La linea comune, come hai spiegato bene anche nell'introduzione del libro, è che tutti questi tre macro generi sono comunque accomunati dall'idea di Africa. Sì. Quindi in realtà hai già parlato così dell'Afrobeat, ed effettivamente non avrei mai immaginato che all'interno dell'Afrobeat ci fossero così tante influenze, veramente molto anche di nicchia, perché comunque ci sono delle clavi nigeriane, la Juju clave, che vengono fuse, come dicevi tu, con il funk magari, o addirittura anche il rock. Quindi il primo capitolo, Afrobeat, e sicuramente, ecco, può essere un buon punto di partenza anche per sviluppare tecnicamente quello che poi avverrà nel funk, immagino. Sì, sì, anche perché, per esempio, se si vuole spulciare una roba tecnica, il fatto del che nell'Afrobeat ci sia un sacco di utilizzo di certi tipi di ostinati, di suddivisioni, sì, come per esempio ottavo, due sedicesimi, o due, sì, sedicesimi ottavo, per dire, è poi una roba che io riporto anche nel capitolo del funk, quando suggerisco per lo studio delle ghost. Ok, cioè, infatti lì ci saremmo arrivati, infatti allora te lo chiedo già subito, sì, perché nel funk poi obiettivamente il bellissimo lavoro che hai fatto è quello della discografia, quindi dell'ascolto, però hai poi ricondotto, diciamo, lo sviluppo del groove funk dal punto di vista didattico, sì, grazie appunto all'uso del feedback di Gary Ceffi, con, sì, degli ostinati appunto più incentrati magari sullo sviluppo delle ghost note, dei broken right symbol, eccetera. Quindi il lavorone è anche quello lì, cioè nel senso che hai dovuto codificare queste cose. Sì, allora, il feedback, io rimane l'esercizio proprio della vita, cioè nel senso che anche qui a Londra, per esempio, per noi è stato fondamentale, no? Nel senso, è stato, mm-hmm, uno degli esercizi che è sempre stato più utilizzato, proprio perché ti dà veramente un ampio spettro e una miriade di possibilità di studio, certo, di approccio. Quindi io non ho fatto altro che, anche confrontandomi con Giuseppe, certo, di utilizzare questo, diciamo, come base questo esercizio. Il discorso del funk, allora, io, diciamo, non volevo andare a trattare un po' le robe più scontate, fra virgolette, del genere funk, perché di roba, di metodi sul funk ce n'è tanti, bene, bene, belli, molto belli, ce n'è tantissimi, no? Quindi ho cercato più di prendere in esame quelle che sono magari delle robe legate, dei piccoli concetti legati ovviamente al mondo del funk, che potevano essere appunto le ghost e lo studio delle ghost, come piuttosto quello delle aperture di, sì, Hi-Hat, o l'analisi dei King Kong Beat di Garibaldi, che mi colpì. Semplicemente io vidi questa intervista su Drameo e mi colpì questa cosa di King Kong Beat, che io non avevo mai sentito dire, non avevo mai visto e tutto quanto, quindi dissi: cavolo, questa è una roba che secondo me vale la pena magari approfondire e spiegare, okay, no? E quindi sì, io ho scritto queste nove figure di ghost, mm-hmm, che poi uno può ovviamente applicare con vari ostinati, che, certo, appunto sono ottavi, ottavo, due sedicesimi, ottavo e sedicesimi, quattro sedicesimi. E ovviamente questa cosa qui
ti dà un'ampia gamma. Un'ampia gamma, un esercizio molto molto lungo, cioè nel senso, soprattutto se uno vuole lavorare bene sulle dinamiche, certo. Perché un po', certo, diventa difficile dal punto di vista della coordinazione, dell'indipendenza, perché ovviamente hai poi la difficoltà di dover di avere dei colpi di ghost assieme alla cassa, certo. E poi ovviamente il discorso è le dinamiche, no? Quindi se uno pensa ai groove, per fare ora un nome, di Nate Smith quando va in sedicesi su una mano, cioè le robe sono quelle, cioè nel senso non è che sta facendo... Però sono ovviamente portate a un livello di controllo dinamico, ovvio, eccetera, incredibile. Incredibile, incredibile. Però quando magari la gente, per dire, l'allievo mi dice ma i sedicesimi a una mano, però tutte queste coste che ci sono lì nel mezzo, mi fa vedere Nate Smith, dico vabbè, facciamo così allora. Fatti 9 figure di ghost sul feedback, se ne riparla fra qualche mese. Ok. Nel senso, se uno lavora bene, puoi arrivare a certi, okay, a certi risultati. No? E poi, tra l'altro, la cosa figa per passare all'hip hop, allora, intanto ricordiamo che comunque alcune cose di questo libro le hai scritte un po' a quattro mani proprio con Giuseppe Grondona. Sì, quando ho iniziato a scrivere questa cosa qui, allora tutto è nato semplicemente perché io prima che scoppiasse la pandemia, sì, avevo già portato un po' in giro una masterclass sulla black music e mi era balenato un po' l'idea di dire ma sai cosa, perché siccome vedevo l'interesse della gente, il fatto che comunque sia non c'era appunto un po' della difficoltà nel capire queste cose qui, nel vederle, nell'averle in mano, no? Nel senso, e quindi dissi, vabbè, proviamoci. Quindi avevo iniziato, diciamo, a scrivere il manuale, che tra l'altro anche lì l'avevo scritto un po' a pezzi e bocconi, certo. Magari avevo iniziato un po' dall'hip hop, poi però passavo a quest'altra cosa, perché poi mi veniva a mente una roba, allora la scrivevo, insomma è stato un po' così all'inizio. 4-5 mesi che lavoravo su questa cosa in pandemia, ho detto vabbè, approfittiamone, certo, di questa chiusura, e allora mi sono messo a scrivere un po' di robe. Poi a un certo punto, ovviamente, arrivato all'hip hop, quando avevo già scritto un po' di robe sull'hip hop e tutto quanto, io ero in difficoltà un po' su un concetto, cioè nel senso, il discorso dei drunk beat, okay? Ok, che sono un po' una roba che interessa a tanti. Insomma, per chi non lo sapesse, sono quei groove, no, che sono a metà via tra binario e ternario, con una quantità, sì, di swing poco definibile su carta. Ecco, non puoi, sì, scriverla benissimo. Inizialmente questa cosa qui la facevano con le macchine, con l'MPC, te regolavi quanto swing volevi, poi a un certo punto questa cosa qui è iniziata a essere umanizzata, nel senso che sono partiti a suonarli proprio, quindi già, certo, suonandoli li suonavano un po' con questa acciaccatura, con questo fare un po' storto, Jedilla per intendersi. Certo. E da lì poi umanizzati, nel senso col batterista che suona. E però questa cosa qui per me era una roba che io c'ero arrivato col tempo, cioè nel senso, come si diceva sempre prima, ascoltando, certo,
talmente tanta musica, cercando di, nel bene, dico nel bene nel senso che non la vedo, cioè una roba negativa, imitare un certo. della situazione, e piano piano più ascoltavo, più imitavo, più mi divertivo a suonare sopra le robe, avevo iniziato insomma a capire un po' come funzionava la faccenda, no? Ok. Però appunto la mia difficoltà era, e nel contempo io negli ultimi anni ovviamente mi ero avvicinato un po' a questa cosa qui, e vedendo anche cosa scrivevano altri, no? Nel senso, okay, una Nika Neal che se la scriveva in quintine, questa cosa qui, okay, oppure c'è un metodo di un tedesco che non mi ricordo come si chiama, lui si chiama Swag Drumming, che è un manualetto tipo di una quarantina di pagine, però è complicatissimo, cioè nel senso io quando lo vidi dissi, nel senso era veramente complicato, quindi a quel punto io mi confrontai con Giuseppe e dissi, io sono un po' in questo dilemma qui, perché ovviamente la cosa potrebbe, diciamo, mi venne in mente che lui aveva fatto anni fa in quello che era, non me lo ricordo se era già, non era, era Drumset Mag, era una rubrica che abbiamo fatto insieme, lui ha trattato di questo argomento qua, che è appunto il feedback applicato alle quintine, giusto? Esatto, infatti a me mi viene in mente questa cosa qui. Sicuramente ce l'ho anche da qualche parte, il drumset mag. Ce l'ho, ce l'ho quella cosa. Ma là poi sono curioso di, se mi dai il numero, sono curioso di vederlo. Sì. E dissi, vabbè, forse in quella forma lì potrebbe essere una via di mezzo, se te la spieghi bene prima, questa cosa qui, del perché è diventata quintina, e magari fai capire storiograficamente cosa è successo. Certo. Forse può avere senso. Ok. E quindi abbiamo scritto questo feedback in quintina. In poi c'è anche sestina e settimina, giusto? Settimina non c'è scritto, è più uno sprono a. Ok. Puoi fare, okay, okay. È una roba molto extreme. Quelli importanti sono quelli in quintina e in sestimina. In sestina. I fill più usati sono quelli. E poi va bene, c'è la parte con i broken hi-hat pattern, che sono quelle robe era doppio, un po' la Chris Dave, per capirsi. Ok. Ma molto interessante. Di materiale didattico ce n'è tanto, però secondo me se uno, ascoltando questa intervista, correggimi se sbaglio, cioè l'idea, secondo me, che anche tu hai voluto così veicolare con questo metodo, è che, ok gli esercizi, però secondo me io partirei prima dalla discografia che c'è. No, certo, cioè il discorso è, questo vuole essere proprio un manuale anche che vuole aiutare chi alla fine ha avuto magari sempre l'interesse perché è capitato di vedere, certo, il video di del live di Robert Glasper, essere magari attratto da quel batterismo lì, piuttosto dei Roots, piuttosto che, certo, non lo so, di J. Dilla, ascoltare un, certo, J. Dilla. E al di là di tutto vuole essere, questo vale sia per l'afrobeat che per il funk, un po' un canovaccio da seguire, nel senso, okay, vuole essere un po' una buona base di studio, oppure un buon approfondimento di studi per chi poi vuole comunque sia continuare a approfondire, certo, questo mondo, no? Nel senso, e quindi assolutissimamente la parte, diciamo, storiografica, gli ascolti stessi sono fondamentali. Mm-hmm. Quindi se sei una persona che non ha mai ascoltato un disco hip hop nella sua vita, probabilmente fai bene prima ad ascoltare un po' di dischi, poi e poi cosa. Ok, perfetto. E allora, poi ti chiedo adesso, del libro abbiamo detto che mettiamo il link in descrizione, immagino che tu sia disponibile ovviamente anche per lezioni, per quelli che volessero essere, sì, così avvicinati o volessero approfondire appunto questi argomenti. Mettiamo sempre qua i tuoi
link, contatti, così se qualcuno ti vuole scrivere e avere maggiori informazioni gliele puoi dare. Certo. E io sono stato veramente felicissimo di aver parlato di questo libro, che ho iniziato già a guardare, però è troppo difficile, quindi aspetta, no, scherzo, no, però è veramente molto bello, lo consiglio. E guarda, non fosse altro per appunto la discografia selezionata per ciascun stile, merita veramente un sacco, quindi complimenti. Del mega lavoro, per me è stato un piacere farti questa intervista e ci becchiamo presto per un bicchiere di vino, ok? Assolutamente, quello quando vuoi. Grande, grazie Matte, ciao. Ciao Leo, grazie mille.